Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Giovanna Civitilo, la moglie di Amadeus, confessa come è stato il primo appuntamento di Amadeus. Mi è saltato addosso. Amadeus e Giovanna Civitilo. Anche Giovanna Civitilo, così come Maria De Filippi e tanti altri, sono stati invitati nel salotto di Mara Venierà domenica in il famoso programma condotto da lei e che va in onda ogni domenica pomeriggio. Da Mara Venier pare che nell'ultimo periodo abbiamo tutti una voglia profonda di confessarsi. Infatti Maria De Filippi, solo pochi giorni fa, ha confessato davanti a tutti che tiene sotto controllo suo marito Maurizio Costanzo e che per farlo ha una persona che l'aiuta. Maria infatti ha confessato nello studio di registrazione di Mara Venier che per controllare cosa mangia e cosa beve Maurizio, una persona del suo ufficio lo controlla, lo monitora e invia messaggi a Maria per aggiornarla. La confessione di Giovanna Civitilo però, ex ballerina, ha sconvolto tutti e riguarda il suo primo appuntamento con il presentatore di Sanremo Amadeus. Ecco cosa avrebbe combinato al primo appuntamento secondo Giovanna. Giovanna Civitilo, il racconto sconvolgente sul primo appuntamento con Amadeus. Amadeus e Giovanna si sono sposati nell'ormai lontano 2009. Il corteggiamento da parte di Amadeus, secondo la Civitilo, è stato molto lungo. Tutto è iniziato nel momento in cui Giovanna è stata presa come prima ballerina nel programma L'eredità di Amadeus e lui l'avrebbe notata subito. Poco dopo averla notata, il presentatore televisivo si sarebbe precipitato in soccorso di uno dei suoi assistenti per rintracciarla ed inviare a lei un messaggio. Infatti le parole della ex ballerina sono state: "Mi ha chiesto di uscire per un caffè. Ci siamo visti, abbiamo parlato molto. Poi mi sono ritrovata attaccata al finestrino, io facevo resistenza". Mara Venier, prendendo la vicenda sul ridere in modo ironico, ha domandato a Giovanna: "Ti è zompato addosso? Dama, non me lo aspetto". Giovanna risponde e continua così il suo racconto: "Ma no, è che desiderava tanto un bacio, con eleganza. Ma non gliel'ho dato quella volta. La volta successiva, invece, sì". L'intervista si è infine conclusa con una sorpresa da parte di Amadeus, che ha richiesto di mandare in onda un videomessaggio in diretta TV nello studio di Mara proprio mentre era presente Giovanna. "Da 20 anni sei la mia metà. Ti amo tanto". Così è iniziato il suo discorso, che ha fatto immediatamente emozionare e commuovere l'ex ballerina. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.